Ciao mamme, oggi parliamo di un argomento poco discusso, ma che sono sicura è nell'angolino del vostro cervello dal primo momento in cui scoprite di essere in attesa. Sto parlando delle lacerazioni vaginali durante il parto. Andremo a vedere che cosa sono e perché non bisogna averne così paura. Iniziamo! Ciao mamme, benvenute su questo canale. Mi chiamo Ilenia e sono un'ostetrica che aiuta mamme in tutto il mondo durante la loro gravidanza, parto e nel puerperio. Oggi in questo video vi aiuterò a sfatare dei miti legati intorno alle lacerazioni vaginali durante il parto. Perché ne abbiamo così tanto paura? Che cosa sono veramente? Che cosa succede in quei momenti così intensi? Per farvi capire meglio dove avvengono le lacerazioni vaginali, in che modo e perché, userò la pelvi femminile. Con questa ricreazione un po' usiamo un po' di immaginazione, ragazze, e per ricreare quello che poi è il vostro perineo. Il perineo è questa fascetta che si trova tra la fine dell'introito vaginale e l'ano. Questa fascia di pelle sostiene poi, insieme a tutto il muscolo, il pavimento pelvico, tutti i nostri addomini della bassa cavità addominale, tra cui l'utero, la vescica, parte del retto e dell'intestino. E ha una funzione molto molto importante durante la nostra vita, specialmente durante la gravidanza, perché permette anche il corretto sviluppo dell'utero e del bambino e se ne sorregge tutto il peso per tutti i 9 mesi. Al momento del parto, questa fascia di tessuto viene sottoposta a tantissima tantissima pressione, generalmente dalla testa del bambino, se il bambino è in posizione cefalica. Dovete capire che non avrete, la vostra vagina non sarà di questa apertura durante tutto il travaglio, ma nemmeno durante il periodo espulsivo. Però durante il periodo espulsivo sicuramente la nostra vagina ha la capacità di distendersi in maniera importante, proprio per accogliere tutta il peso e la struttura cranica del bambino e poi del suo corpo. Abbiamo qua la sinfisi pubica e invece qua giù il coccige. Ovviamente di nuovo non vedrete le ossa così esposte, ma abbiamo tantissime fasce di muscoli e nervi a proteggerci, e questo è semplicemente una rappresentazione per un po' capire che tipo di strutture ci sono nel perineo e nel pavimento pelvico. Andiamo a vedere con un bambolotto cosa succede quando siete a 10 cm e avete iniziato le spinte. La testa fetale sarà, noi diciamo, incoronata, ovvero tutta la vagina, la vulva, fa proprio da corona intorno alla testa del bambino, e questo è proprio il momento in cui voi sentite il massimo della pressione, e viene anche chiamato proprio l'anello del fuoco, perché tutti i muscoli sono distesi al massimo. Può capitare quindi in questo momento, poco appena prima che la testa si disimpegni e fuoriesca, che questo pezzettino di pelle qua venga un pochino lacerato. E questo fa sì che abbiamo appunto delle lacerazioni che possono essere di diversi gradi, di cui andremo a parlare in questo video. Altrimenti le lacerazioni possono venire anche a livello labiale, quindi nelle nostre grandi labbra o piccole labbra, o anche a livello periclitorideo praticamente, oppure periuretrale, intorno al buchino dove passa l'urina praticamente, ma sono un po' meno comuni. Quelle più comuni interessano tutta questa zona qua, che è la zona perineale. Ci sono diversi tipi di lacerazioni che in genere dividiamo a seconda di gradi. Abbiamo lacerazioni di primo grado, in cui viene coinvolta semplicemente un pezzettino della pelle esteriore. Qualche volta richiedono dei punti, altre volte invece si lasciano guarire e riaccostarsi da soli. Abbiamo le lacerazioni di secondo grado, probabilmente quelle più comuni, in cui viene interessata la pelle superficiale e un po' del canale vaginale e anche superficialmente il muscolo. Uno dei muscoli del pavimento pelvico, senza andare troppo in dettagli. Se l'estensione è più profonda, arriviamo a una lacerazione di terzo grado, in cui si inizia a coinvolgere anche il muscolo rettale, e a seconda di quanta percentuale del muscolo rettale vengono chiamati in genere terzo grado di tipo A, tipo B o tipo C. E poi infine quella più spiacevole, quella di quarto grado, in cui viene interessata anche la mucosa anale. Sicuramente gli ultimi due tipi sono quelli che vogliamo evitare, ma le lacerazioni di primo e di secondo grado sono invece molto molto comuni, con tantissime donne, fino a un 70-80% delle donne che ne subiranno una durante il loro parto. Il fatto che così tante donne avranno una lacerazione soprattutto di primo e di secondo grado ci dovrebbe proprio far capire quanto non bisogna avere paura di questo evento, che è molto molto frequente.
A differenza infatti di quando ci facciamo male nella nostra vita, normalmente quando ci graffiamo o tagliamo, durante il parto abbiamo ancora tutto il cocktail ormonale che ci aiuta anche in questo parte, anche quando c'è l'anello del fuoco, anche quando la testa è incoronata e la distensione di muscoli, di tessuti vaginali è al massimo. Infatti l'ossitocina e l'endorfine che fino a quel momento durante tutto il travaglio hanno aiutato nell'essere in grado di andare avanti e arrivare fino a quel punto non vi abbandoneranno in quel momento e faranno sì che il dolore della lacerazione venga nemmeno avvertito, se non in piccola parte. Proprio perché siete così vicine, la testa del bambino sta per uscire, siete così vicine dall'abbracciare il vostro bambino che quello che sta avvenendo laggiù non lo sentite così come se davvero stesse ricevendo una lacerazione in qualsiasi altra parte del corpo, in qualsiasi altra parte e momento della vostra vita. Un altro motivo per cui non bisogna avere paura delle lacerazioni vaginali, che in genere sono molto semplici da suturare, a volte non richiedono nemmeno dei punti, e la nostra vagina ha una capacità curativa veramente, veramente impressionante. Infatti i tessuti possono guarire in maniera molto, molto veloce, senza o veramente con minime complicazioni, soprattutto quando la lacerazione è spontanea. Questo mi porta al secondo argomento di questo video, l'episiotomia. Abbiamo parlato fino adesso di tutte quelle lacerazioni spontanee e naturali che il vostro bambino, praticamente uscendo con la testa, deciderà a seconda della pressione dove lacerare praticamente. E questo farà sì che i muscoli del pavimento pelvico del perineo si rompano e si lacerano esattamente dove dovrebbero farlo, perché non c'è nessun altro fattore esterno che determina dove questi si devono rompere. Questo fa sì che il muscolo si rompa proprio nel punto più consono per il muscolo stesso, e questo fa sì che la ripresa, che la guarigione sia molto molto più semplice, proprio perché il muscolo si è separato nel punto che è stato deciso dal vostro muscolo, se ha senso. L'episiotomia invece non è altro che un taglio artificiale che viene fatto in genere con una forbice particolare, la forbice curva di Maio o la forbice proprio per l'episiotomia, che sono leggermente più curve, che viene fatto in genere e nella stragrande maggior parte in maniera medio laterale, da questa parte o da quest'altra della vagina, per facilitare l'espulsione della testa. Quando bisogna fare un'episiotomia? La mia risposta è semplicemente quando vogliamo accelerare il periodo espulsivo, ovvero quando c'è un discorso di sofferenza fetale, quindi quando vogliamo accelerare la nascita, perché vogliamo che il bambino nasca prima, invece che aspettare le spinte spontanee e la distensione naturale dei tessuti. Capite quindi che l'episiotomia viene fatta in situazioni di emergenza o di urgenza, quindi per facilitare la nascita del bambino. A volte viene fatta anche per prevenire quelle che sono le lacerazioni di cui parlavo prima, di terzo o di quarto grado. Se l'ostetrico, il dottore, percepisce che il perineo non si sta ossigenando bene, che non si sta distendendo, allora vi può essere offerto questo tipo di episiotomia per prevenire delle lacerazioni maggiori. Tuttavia, non sono d'accordo con questa pratica perché è impossibile prevenire delle lacerazioni importanti. E inoltre è impossibile, ci sono dei perinei che magari sembrano che non reggeranno o che andranno incontro a lacerazioni più importanti, quando invece poi non succede granché se non una lacerazione di primo o di secondo grado, o se no addirittura nessuna di queste. Quindi personalmente non uso quasi mai l'episiotomia per prevenire questo tipo di lacerazioni, la uso invece per quelle poche volte in cui il bambino necessita di un'espulsione più rapida. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconduce questa percentuale di parti in cui un'episiotomia è necessaria al 5-10% dei parti, non di più. Purtroppo ad oggigiorno l'episiotomia viene usata tantissimo anche per motivi non giustificabili, e ci sono paesi addirittura qui nella stessa Europa in cui l'episiotomia viene praticata di routine, soprattutto nelle mamme al primo figlio, proprio perché si crede che in questo modo si riduca l'incidenza di altre lacerazioni. Sappiamo benissimo dalle evidenze scientifiche che non è questo il caso, che l'episiotomia andrebbe di nuovo limitata solo in caso di sofferenza fetale, quando il parto è imminente e vogliamo accelerare la nascita del bambino. Un'altra situazione in cui si giustifica l'uso dell'episiotomia è durante i parti strumentali, con ventosa per esempio o con forcepe, perché la pressione usata da questi strumenti potrebbe danneggiare il perineo in maniera più intensa. Di conseguenza, per facilitare anche l'uso di questi strumenti e i danni al pavimento pelvico al perineo, si fa un'episiotomia.
Perché, come vi dicevo, l'episiotomia non protegge dalle altre lacerazioni importanti di terzo o di quarto grado. Come potete immaginare, immaginate che questo sia il vostro perineo, che viene stirato e disteso quando la testa si appoggia e gentilmente fuoriesce fino alla nascita del bambino. Il perineo farà questo, i muscoli del perineo si stenderanno, verrà data una pausa tra una contrazione e l'altra, poi si ridistenderanno e piano piano verrà dato il tempo al sangue di arrivare a questi tessuti e a ossigenarli, far sì che proprio non si rompano, non vengano danneggiati. Quando facciamo un'episiotomia, non facciamo altro che questo, un taglio di questo tipo a livello perineale. Questo fa sì che durante le contrazioni, quindi la fuoriuscita della testa, vedete? È molto più facile per me rompere e continuare quel taglio, quindi aumentare tantissimo il rischio che un'episiotomia si estenda poi a quello che è una lacerazione di terzo o di quarto grado. Mentre invece, come dicevo, un perineo intatto a cui viene dato tempo per distendersi andrà incontro a questo tipo di lacerazioni importanti con molto molto meno incidenza. Per collegarmi al discorso di prima, un'episiotomia, avendo l'operatore deciso dove tagliare, sicuramente i muscoli e i nervi saranno danneggiati in punti in cui non era stato deciso da loro, ma semplicemente da un taglio esterno. Questo farà sì che la guarigione sia un pochino più lenta e che necessiti di un pochino più attenzione rispetto che invece a una lacerazione spontanea. Questo è un altro motivo per cui anche una lacerazione di secondo grado è decisamente preferibile a un'episiotomia. Inoltre, proprio la struttura della pelle, che immaginate che se si rompa spontaneamente non si romperà mai dritta per dritta come può fare un'episiotomia, il taglio di un'episiotomia, ma si romperà in una specie di zigzag. Questo farà sì che la guarigione dei tessuti, la richiusura dei tessuti sia molto molto più facile rispetto che a un taglio netto. È tutto per questo video, grazie per essere stati con me in questo video in cui spiegavo cosa sono le lacerazioni, che tipi di lacerazioni possono avvenire e che cos'è un'episiotomia. Vi aspetto nella seconda parte per capire come possono essere prevenuti questi tipi di lacerazioni nella gravidanza o anche nel momento espulsivo e come prendersi cura della lacerazione e della sutura dei punti nel postparto. A presto, ciao ciao!